Cari amici, benvenuti in questo video dedicato agli Ender Simulator. Oggi mi è venuta in mente una cosa stupida però interessante. Che cosa succede a Midori se io l'ammazzo ma poi la resuscito? Per prima cosa dobbiamo entrare nel club di musica e assicurarci che questo piccolo alpaca con il cappello dica che la vittima sarà una femmina, in tal caso Midori. Quindi non dobbiamo far altro che andare qui e evocare Midori. Eccola quassù, è qua dentro invece di essere come al solito sul tetto. Ok, si è spostata perché Midori va ovunque voi vogliate che vada, visto che è la vittima di testing ed è fatta apposta per rimanere in solitudine. Ma non occupiamoci di questa Midori, occupiamoci di quella che si spawnerà qua dentro appena la rievocherò di nuovo. Eccola qua Midori, eccola qua, e ovviamente facciamola fuori perché lo scopo era questo. Adesso ben sappiamo che se noi non resuscitassimo Midori, arriverebbe qualcuno tipo Akane oppure la ragazza del club di musica, noterebbe il cadavere, chiamerebbe la polizia, eccetera eccetera. Invece, se noi andiamo qui e evochiamo nuovamente la nostra Midori, Midori è di nuovo viva e vegeta. Ma se diamo un'occhiata alle informazioni degli studenti, noteremo che invece Midori viene data per morta, anche se è letteralmente qui davanti a noi, non se n'è pure accorta della pozza di sangue, suo sangue, che c'è per terra. A questo punto, visto che non vogliamo farci assolutamente beccare sporchi di sangue, dobbiamo pulirci un pochino facendo forgive sins. E mentre ci siamo, puliamo anche tutte le armi utilizzate, nella fattispecie questo coltellino simpaticissimo. A questo punto, visto che abbiamo qui una macchia di sangue, la cosa migliore sarebbe andare a pulire un po'. Perciò prendiamo lo scopettone e anzi prima prepariamo la miscela di acqua e candeggina e poi andiamo a pulire. Magari diamo anche il tempo a qualcuno di accorgersi che è successo qualche cosa, giusto per vedere che cosa succede di preciso, quando in realtà si scoprirà che quel sangue non è mai esistito. Là, adesso che abbiamo lo spazzolone, possiamo tornare qua dentro. Ecco, abbiamo qui Akane che viene a controllare. In teoria dovrebbe notare che c'è del sangue a terra. E non guardare me, Akane, non sono io il tuo obiettivo. Akane ha notato qualche cosa. E lo vuol dire un insegnante. Anche tu lo vuoi dire a un insegnante? Perché io devo pulire prima che arrivi l'insegnante. Brave, andatevene via, che intanto io pulisco. Là. Adesso non c'è più traccia del sangue di Midori, anzi Midori stessa in realtà è viva e vegeta. Vediamo un po' come reagisce la prof. Teoricamente dovrebbe prendersela con Akane, che l'ha allarmata per nulla. Esatto, la professoressa se l'è presa perché ha pensato che fosse un brutto scherzo. E adesso la nostra povera Akane ci rimarrà malissimo perché penserà di essere stata fregata in qualche modo, perché sicura di aver visto del sangue e adesso si deprimerà. Dai Akane, fai vedere a tutti come sei depressa. Fai vedere come sei depressa, non perdermi a spintoni. Fai vedere. Ecco, brava, vattene via depressa, vai. Quindi Midori è clinicamente morta, anche se in realtà noi sappiamo benissimo che è da qualche parte viva in giro per la scuola. Oddio, però dove cavolo è finita in effetti? Eccola qua che sta giocando con i suoi amici. Dovrebbe essere morta, infatti mi sembra un po' meno vivace del solito, però le foto se le vuol far fare tranquillamente, quindi direi che alla fine è pur sempre la stessa solita Midori. Dai, tira fuori il telefono così sono sicura che stai bene. Vabbè, dai, è pur sempre lei. Quindi, come avete appena visto, nonostante secondo lo schedario sia morta, in realtà è viva e sta bene. E le tracce di sangue di Midori che abbiamo trovato le abbiamo pulite e niente. Quindi andiamo a lezione e concludiamo la giornata. La giornata è trascorsa tranquillamente e non è successo assolutamente nulla. Però apparentemente il club di gaming ha chiuso lo stesso per mancanza di membri, nonostante non ci sia stato nessun omicidio. Questo immagino che sia un bug. Come previsto, Midori è stata data per morta. Ma che cosa succede adesso se l'ammazzo per davvero e poi in realtà non è veramente morta? Oh no, in realtà Midori non è sul tetto. Dove cavolo è Midori allora? A dire il vero, Midori è effettivamente assente. Non è da nessuna parte, eppure l'abbiamo vista tutti che è resuscitata. Ma è bastato che morisse una volta per fare in modo che fosse morta per sempre. Non importa se adesso è resuscitata o no. È effettivamente data per dispersa. Eppure l'avete vista anche voi che è tornata. Vabbè, ho capito. Quindi anche se l'ammazzate per finta e poi la resuscitate, in realtà è effettivamente morta clinicamente e realmente morta. Ecco perché il club di gaming è stato chiuso. Adesso facciamo un altro piccolo esperimento. In realtà già prevedo come andrà a finire l'esperimento che ho in mente di fare. Stavolta facciamo fuori Midori, resuscitiamola, ma non puliamo il sangue e non puliamo neanche vestiti, armi e cose varie. Adesso povera Midori, che ha fatto una fine indegna, verrai tranquillamente resuscitata. Il che significa che in teoria saresti libera di andartene e fare la tua vita, ma come abbiamo già visto, purtroppo basta che muoia una volta e anche se viene resuscitata viene comunque data per morta. Ecco, qui ci dovrebbe essere Midori, anche se non ho premuto il tasto per attivare tutte le foto visibili. Quindi Midori adesso qui che circola tranquillamente, non vuole parlarmi perché apparentemente è spaventata perché ha visto il sangue. Io stessa sono ancora sporca di sangue e ho ancora il coltello insanguinato in mano. Il che significa che probabilmente, nonostante Midori sia viva e non sia stato ritrovato nessun cadavere, io verrò comunque arrestata. La polizia arriva a scuola.
trova delle macchie di sangue ma non trova nessun cadavere a terra. Però scopre un coltello macchiato del sangue di Midori e ci sono le impronte di Ayano su quel coltello e viene comunque arrestata anche se il corpo non è stato ritrovato e anche se Midori è viva, aggiungerei. Quindi che cosa abbiamo imparato da questa esperienza con Midori? Che in realtà non conta se Midori è morta o viva, vi darà comunque dei problemi e anche se la resuscitate in realtà nonostante sia letteralmente viva verrà comunque considerata morta. Detto questo, grazie a tutti, alla prossima con Kiriandere e Midori e Tana Love, ciao! E mi raccomando, se ci sono altre cose, curiosità che volete scoprire insieme a me o che volete farmi provare, scrivetemelo nei commenti. Ciao ciao!